pubblicare quello che voglio dire. Finisce con una sconfitta casalinga la stagione del Francavilla in Serie D, già salvo da due domeniche. I ragazzi di Lazic subiscono il ritorno in campo nel secondo tempo di una più motivata Sarnese che ribalta il risultato nel finale e conquista la salvezza. Per i sinnici la consolazione di aver visto l'ennesimo gol del bomber Volpicelli, capocannoniere del girone H con 29 reti. Volpicelli saluta così con un gol ed un palo i tifosi del Francavilla, con una destinazione per il prossimo anno sicuramente in una categoria superiore. Passando alla cronaca, il Francavilla con ben 5 titolari in panchina comincia bene nonostante i campani siano pronti a fare la partita. Al 15esimo un'ottima azione dei padroni di casa porta al tiro De Marco che colpisce il palo. Passano 5 minuti e Volpicelli prova un tiro deviato di pochissimo in angolo. Sul successivo arriva la testata vincente di Scoppetta per l'1-0 Francavilla. La reazione campana è immediata e al 22esimo Petricciolo dalla sinistra costringe il primo intervento al Vigini. Al 24esimo, su un traversone da calcio d'angolo, Rizzo di testa colpisce la traversa. La palla finisce su Carambola ad Arpino che insacca con la spalla. L'arbitro annulla per fallo di mano di Manfrellotti. Al 29esimo, occasionissima per Nappo che in piena area si coordina male e spara alto. Al 35esimo Volpicelli sfiora il raddoppio su punizione, la sfera esce di un soffio al lato. Passano 3 minuti ed è Ansalone di testa a sfiorare il pareggio. Il tentativo è centrale e parato da Alvigini. Nelle riprese i rossoblu sinnici partono subito bene con Volpicelli, pericolosissimo al secondo con un tiro che trova la parata di Russo che devia in angolo. Al quinto i due allenatori cambiano le pedine in campo, eseguendo 3 sostituzioni. Per la Sarnese entra Cacciolotto, che poi risulterà determinante. All'ottavo Marziale commette fallo in area, per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Elefante, che sbaglia mandando al lato. All'11esimo Volpicelli ci prova direttamente dalla bandierina, Russo devia in angolo. Altre sostituzioni per il Francavilla e al 14esimo arriva il pareggio di Cacciolotto. La squadra ospite prende coraggio, ma al 19esimo Volpicelli fa tutto da solo e sigla il gol del 2-1. Il bomber del Francavilla non si accontenta del 29esimo gol e al minuto 22, sempre dalla destra, fa partire un tiro che colpisce il palo con Russo ormai battuto. Gol mancato, gol subito, su capovolgimento di fronte, Cacciolotto, su azione confusa in area, di testa batte per la seconda volta Alvigini, riportando in parità il match. Le squadre si allungano, fioccano le occasioni, Volpicelli, servito da De Marco, chiama la parata Russo, al 31esimo gran tiro di Calemme, Alvigini strepitoso nella parata. Al 32esimo ancora Volpicelli vicino al 30esimo gol, ma la sfera esce di un soffio al lato. 36esimo Alvigini compie un autentico miracolo su Cacciolotto, ma l'arbitro aveva fermato l'azione per fuorigioco. Al 40esimo arriva il gol di Arpino per il 3-2 della Sarnese. I minuti finali si trascinano alla fine del match senza grossi sussulti. Finisce 3-2 per i campani che festeggiano anche la salvezza.